ascoltatevi, vai. Di quando voi volete semplicemente fare una cosa perché è nella vostra natura, perché vi piace così, e c'è sempre qualcuno attorno a voi che vi dice no, quello lì non si fa, quello lì sì, quello lì no, no, come noi con Viola al volo della mattina. Sì, sì. No, però per fortuna che ce l'abbiamo, che ci abbiamo questi argini. Sì, sì. No, allora lo so, io magari mi metto la calza di spugna bianca con le Birkenstock e no, non si fa la calza bianca, no, perché no? Però adesso è un esempio stupido. Vi ho fatto l'esempio della macchina, che per me è stato fondamentale, cioè quando non avevo i soldi e dicevo che non mi piacevano certe cose, sì, facile, perché non te le puoi permettere, allora la Volpe, l'uva, il Buster Keurig. Uh-huh. Quando poi ho avuto magari i soldi, non li ho comprati comunque, devi fare quello lì, umile, radical chic di sinistra, che però che due coglioni, no? Tu dici, ma io posso essere libero di essere ciò che voglio, io dormo per terra nelle stazioni, vado anche negli alberghi a 5 stelle, io sono io, non mi cambia niente, non mi interessa, certo, dormi per 5 stelle, dormi per terra nelle stazioni, Fabio, ma sì, questa mi è sfuggita. Beh, mi è capitato di arrivare molto presto alla stazione di Genova, per esempio, ho dormito all'aeroporto in Costa Rica, dove mi capita, se ho sonno mi sdraio, se sono arrivo presto. Infatti odio quegli aeroporti che hanno messo il poggiamano, perché non ti puoi più sdraiare sulle poste. Certo, quindi quello che dico io, e uno è uno, sarà libero. Quindi nella vostra vita voi non avete delle piccole cose, non so, vuoi, torni dal lavoro, vuoi andare a farti un giro in bici, no, non puoi andare in giro in bici, sennò dopo ceniamo tardi, e che due cioè la libertà, non dico dei massimi sistemi, la libertà delle piccole cose, di essere, cioè quella roba lì, che quando uno fa una critica da una parte sei subito degli altri, io non sono né di qua né di là, voglio essere libero, libero nel pensiero, voglio essere libero più che posso, perché la libertà è la cosa più bella, perché dove c'è la libertà c'è la felicità, e dove c'è la felicità c'è la libertà. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Ah sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.